E allora ripartiamo qui con Real Time Analysis. Il titolo è sempre quello, non lo cambieremo sostanzialmente per tutta la durata della diretta fino alle 12, a meno che non ci dovessero essere aggiornamenti ancora più importanti, i primi attacchi a Kiev con la guerra che è cominciata. Noi ci colleghiamo e ringrazio davvero per la disponibilità con Vadim Vetrov, cittadino ucraino e che risponde proprio dal suo paese. Eccolo qua, ci troviamo. Siamo con Vadim Vetrov, grazie davvero Vadim per la disponibilità. Dove ti trovi in questo momento? Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi trovo alla città di Dnipro. Mi sono spostato qui, ho spostato tutta la mia famiglia anche da Kiev. Qui vive mia mamma, la mia madre. Spero che mi sentiate. Ti sentiamo forte e chiaro, Sì, Vadim. qui praticamente abbiamo deciso di rimanere, di non andare via, perché la mia mamma è pensionata, non ce la fa. Quindi è stata la nostra scelta di rimanere perché gli ultimi giorni ovviamente erano preoccupanti per tutti e questa notte è arrivata la risposta alla nostra preoccupazione. Come, diciamo, come avete vissuto, insomma, mi rendo conto che è una domanda anche abbastanza stupida, ma sostanzialmente noi qui in Italia, l'Europa si è svegliata con la notizia dell'inizio dell'invasione da parte di Putin. Tu che vivi appunto a Kiev, insomma, com'è stato il risveglio, come avete vissuto le prime ore di questo nuovo drammatico giorno? Sì, infatti, la mattina io che mi sono abituato a svegliarmi presto, ancora non sono arrivate le ore 5 di stamattina, ma ho sentito gran boati intorno alla città, del posto dove mi trovo, dove ho l'appartamento. Dalle finestre si vede che molto probabilmente verso le 5 di mattina sono stati colpiti l'aeroporto ed alcuni posti in città. L'abbiamo qui una cittadina vicina che porta il nome Zaporizhzhia, sicuramente la conoscete, dove c'è una grande questa diga del fiume sul fiume Sì. Federico Ti cercano, ti che si cercano, trova Vadim. praticamente vicino, e c'erano due boati con delle veramente con grandi grandissimi fuochi che si vedevano su tutto il cielo. Sicuramente sono stati colpiti da stessi missili di crociera, poi queste preoccupazioni si sono confermate. Eh sì, peraltro arrivano anche notizie di auto incolonnate in fuga da Kiev, quindi evidentemente tu, Vadim, sei riuscito ad anticipare in qualche Sì, modo. ho visto quelle colonnate di fuga, ma per me sono piuttosto a Kiev ci sono dei problemi, diciamo, di traffico, non sono diversi da quelli di tutti i giorni e di tutte le mattinate. Ovviamente c'è questo, non lo chiamerei panico, ma bensì una cautela delle persone che alla fine non credevano a questa. Non credevano a questa guerra che sarà, come d'altronde neanche io ci credevo che Putin farà questa cosa, ma purtroppo sì, ovviamente la gente è libera di lasciare la città, di salvare, di andare a salvare i suoi familiari e di lasciare grandi città. Questa è una cosa comprensibile. Assolutamente, ti ruberò ancora pochi istanti, Vadim, anche perché ho visto che sei abbastanza ricercato in Nessun questi minuti. problema, Giacomo, nessun problema per me. È un piacere di dare una notizia diretta dal luogo. Non lo so, vi posso far vedere adesso l'immagine della mia finestra, che è una bellissima giornata. Non so se è il caso, però se volete lo faccio.
Se ti va volentieri, volentieri. Intanto do qualche aggiornamento perché notizia delle 10:07 Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania invocano l'articolo 4 della NATO per le consultazioni in caso di minaccia alla sicurezza di uno dei membri dell'Alleanza Atlantica. Poco dopo l'annuncio, la premier estone Kaja Kallas ha diffuso una nota su Twitter: c'è una minaccia per l'intero mondo libero, pertanto il governo estone ha deciso di innescare le consultazioni ai sensi dell'articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico. Vediamo adesso Vadim che ci mostra appunto cosa c'è dalla finestra di Dnepro, dove si trova e dove ha portato, diciamo, per motivi di sicurezza la propria famiglia. Sì, direi che sembra una bella giornata, Vadim. Sì, è molto bello. Cioè, la primavera, siamo in attesa di bella primavera, come sempre. Stiamo godendo queste giornate di sole, ma purtroppo queste giornate di sole sono veramente spiazzati da questo guerrafondaio del Cremlino. Ti faccio un'ultima domanda, Vadim. Hai giustamente anche in qualche modo ridimensionato magari quello che potrebbe essere percepito come panico totale qui in Europa, la situazione a Kiev e a Dnipro, dove comunque appunto ci hai appena detto che c'è molta preoccupazione, ma non siamo ancora ai livelli di insomma, prima parlavo per le borse di panic selling applicato invece ai cittadini, potremmo definirlo insomma panico per le strade. Però a questo punto l'Ucraina, i cittadini ucraini, tu Vadim, che cosa vi aspettate dalla NATO, dagli Stati Uniti, dall'Europa, insomma, qual è la vostra aspettativa barra speranza? La nostra speranza è che veramente non saremo abbandonati, che tutte le forze che abbiamo qui in Ucraina abbiamo, diciamo, deciso, e ho parlato con alcuni anche deputati del Parlamento ucraino, che noi non chiediamo di aiutarci con dei uomini, noi abbiamo bisogno di più armi, quelle difensive, perché uomini, quelli che combattono, li abbiamo veramente abbastanza. Gli istruttori, quelli che l'hanno imparato già di fare la guerra secondo i canoni della NATO, già li abbiamo. Abbiamo i riservisti che l'hanno fatto in questi 8 anni, veramente un'esperienza imparagonabile di fare la guerra contro il Cremlino, contro la Russia. Voglio farvi attenzione perché l'Ucraina, nonostante che si trova oggi nelle condizioni di fare la guerra contro la Russia e i cittadini russi non vengono considerati come nemici, proprio i cittadini russi. Il nemico numero uno è Putin. E secondo me, Giacomo, se mi lasci un minuto, io vorrei fare un'osservazione, una dichiarazione, diciamo, e una richiesta, se è possibile. Dai, Vadim, prego. Ok, sono un po' preoccupato, veramente, a dir poco, un po'. Io chiederei alla comunità italiana, a tutti quelli che ci ascoltano, parlateci oggi di questo fatto, parlateci ai vostri familiari, ai vostri amici, ai conoscenti, divulgate questa opinione che vi voglio esprimere adesso, ai vostri conoscenti magari, ai vostri conoscenti politici, ai vostri conoscenti deputati del Parlamento italiano, ai consiglieri comunali, ai sindaci. Vi voglio nominare proprio le cose essenziali per fermare questa guerra. Cosa si potete fare? Ovviamente voi domandate. Potete fare subito, senza lunghe attese e speranze che tutto si sistema in modo. È come, non so, è come vedere un poliziotto che sta guardando alla banca che viene rapinata e non fa niente, sperando che quel rapinatore si fa in modo pacifico di far ritornare tutto il malloppo dietro la banca. Non pensateci che sarà così. È iniziata la guerra. Veramente, e Putin non si fermerà. Fermerà lì dove lo lascerete andare. Perché Putin l'unica cosa che capisce è la forza,
le vie diplomatiche sono inesistenti. E lo abbiamo potuto vedere questi giorni, in questi tre giorni, quando veniva con le sue note pacifiche il ministro Di Maio, quando è venuto il cancelliere Scholz da Putin, quando è venuto il presidente Macron. Non è stato niente, sono state tutte le chiacchiere e l'hanno usato solamente Putin, ha usato tutti questi viaggi all'unico scopo di distruggere l'Ucraina. Nel suo dire, lui non rispetta nessun modo pacifico. Perché? Perché dal 2008, quando ha provato il sangue della Georgia, non riesce a fermarsi più. Prima cosa che potete fare è immediata espulsione della federazione russa tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Questa è la prima cosa da fare. Seconda cosa, dichiarare Putin un criminale di guerra. Terza, immediata istituzione di un tribunale speciale per l'Ucraina. Quarto, immediato mandato di arresto per il criminale di guerra Putin. Mandato di arresto, non ho sbagliato. Quinto, il immediato embargo sulla vendita di idrocarburi che vengono dalla Federazione Russa. Questo colpirebbe, come diceva Giovanni Falcone, colpirebbe il loro portafoglio finanziario. Sesto, una misura improbabile ovviamente, però la devo dire che bisogna fermare in Europa Unita, in Stati Uniti, in Gran Bretagna, dei parenti, dei funzionari e personale che legano al regime di Putin. Ripeto, da anni loro tutti vivono in Europa, tantissimi vivono in Italia, tantissimi godono quella libertà di espressione della vita dell'Occidente, ma fanno la guerra e i soldi fanno in Russia. Settimo, immediata confisca o arresto dei beni in Unione Europea, in Stati Uniti, in Gran Bretagna, tutti i beni che appartengono a questa gente, a queste persone. E ottavo punto, dal mio punto di vista, è immediato divieto di ingresso di tutti i cittadini della Federazione Russa in paesi civili. Perché? Perché fino a quando la situazione non sarà risolta, in Russia loro non avranno nessun pericolo per la loro vita. Quindi questi otto parametri, spero di essere stato abbastanza chiaro. Grazie. Assolutamente Vadim, sei stato chiarissimo, grazie anzi per la tua testimonianza e per il tempo che ci hai dedicato. Intanto alle 10.01, quindi 10 minuti fa circa, qualcosa di più, il leader bielorusso Lukashenko ha dichiarato: non stiamo prendendo parte alle operazioni militari, è come se stesse prendendo le distanze, ma a questo punto non sappiamo neanche se credere, insomma, alle parole di chi infatti, di fatto è vicino a Putin. Ho delle informazioni, Giacomo, che dalla frontiera con Bielorussia arrivano purtroppo le notizie che ci sono dei scontri. Scontri anche in queste aree, e beh, insomma, grazie anche per questa anticipazione che evidentemente poi verrà poi confermato dalle agenzie. Vadim, grazie ancora per la tua disponibilità. Da verificare. Grazie a te, Giacomo, e a tutti i vostri ascoltatori. Buona giornata e slava Ucraina!